Storia d'amore. L'amore va sempre bene, perché anche il malamore purtroppo rimane presente, rimane di moda. E questa è una storia anche di malamore, perché la storia tra una donna e il suo seduttore è ambientata nella provincia. La provincia è ancora una volta Vicenza, che non viene mai nominata, però bellissima. Lei ha un bambino che è venuto da un altro malamore, però che le ha restituito la vita, e cade ancora una volta in questa trappola della seduzione. E il libro è proprio un duetto tra di loro, è un chiedersi com'è possibile che una donna intelligente, com'è possibile che tante nostre donne intelligenti, che noi donne si caschi sempre in questo tranello, com'è possibile? In questo caso si può dire che lo scontro è quasi della persona con l'amore. L'amore ha in sé sempre una forza anche buona, e anche l'amore del seduttore ha una forza buona alla fine, perché la protagonista, che è Bianca, in qualche modo si rafforza, no? Perché capisce che ha, in qualche modo capisce il suo valore. Uno dei drammi, di questi drammi, dei drammi delle donne, è di non conoscere bene il loro valore, e qualche volta quando lo scoprono è troppo tardi e la ferita è troppo grande. Però se si capisce un po' il meccanismo, se si capisce cosa ci fa cadere, cosa può, c'è anche una possibilità sempre proprio di rinascere. C'è sempre un respiro molto naturale, no, nei tuoi libri, a partire dalla copertina ci sono anche molte citazioni di fiori. Credo che mantenere il contatto con la natura ci permette di mantenere il contatto con i rapporti. La natura, le piante e i fiori hanno le stesse necessità degli esseri umani. Circondarsi di piante è l'obbligo di fermarsi e dire di cosa hai bisogno oggi, fiore, pianta che ho qui, perché vedo che soffri. E nel momento in cui ho rallentato, ho anche posato gli occhi sul mondo e sono in grado di curarmene di più.